can feel my body cold against the concrete, but I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me. Looks can be deceiving. Let you get the best of me. In bed with my worst enemy. E richiediamo appunto che vengano inserite le risorse economiche per dare delle risposte concrete alle esigenze delle imprese. Basti pensare che solo nell'ultimo anno, quindi nel 2018, la gelata ha causato la mancata produzione del 60% di prodotto agricolo italiano. Abbiamo bisogno di attuare velocemente il decreto per quanto riguarda la xylella. Noi oggi chiediamo delle cose fondamentali per la ripresa di un settore che non è un settore, è un asset portante del sistema agricolo di questo paese. Non possiamo vincere sull'estensione, non possiamo vincere sulla quantità, possiamo vincere soltanto sulla distintività del nostro prodotto e lo faremo. Siccome c'è stata una gelata particolarmente intensa, chiediamo che anche questa venga ammessa ad ottenere mezzi dal Fondo di Solidarietà Nazionale, che ci consenta di ripartire, di avere seppur un minimo ristoro, ma quantomeno ci aiuti nella ripartenza. È stato un incontro molto molto positivo. Abbiamo messo sul campo una serie di iniziative che vanno nella direzione che ci stanno chiedendo, cioè il tentativo ancora di dare una risposta alle gelate che ci sono state in Puglia mesi fa. Entro domani dovrebbe arrivare l'emendamento al decreto proprio sulla xylella e poi nei prossimi giorni ci sarà il mio decreto che andrà in conferenza Stato-Regioni, e quindi vuol dire che nel giro di qualche settimana si potrà parlare di xylella, di lotta alla xylella in modo serio e concreto. Abbiamo ottenuto la presentazione degli emendamenti che saranno necessari sulla questione xylella e far sì che entro marzo le nostre aziende possano sapere esattamente cosa devono e cosa possono fare, partendo anche con quelli che sono gli indennizzi dei danni causati da xylella e soprattutto per quanto riguarda il tema dei reati agroalimentari, un impegno chiaro e forte da parte del governo nel rivedere la legge con pene certe e forti nei confronti di coloro che frodano o truffano vendendo per italiano ciò che italiano non è.